e parliamo di libri. L'estate è bella perché si può anche leggere, ci si può informare, c'è tutto un mondo interessante da scoprire, che è quello degli influencer, e c'è un libro uscito proprio in questi giorni in libreria, scritto a quattro mani da Maria Isabella Musolini e da Omar Rossetto. Ne parliamo insieme proprio con Omar Rossetto, che abbiamo in linea con noi. Buongiorno, ben trovato Omar. Salve, buongiorno Gianni e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, tu sei estremamente sul pezzo, proprio in queste ore la campagna promozionale della Regione Veneto è tutta incentrata sul mondo degli influencer, quindi praticamente tu lo sapevi, o no? Sì, lo sapevo che c'era in ballo questa cosa, e mi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che anche le istituzioni si stanno sempre di più evolvendo sul mondo del digitale, e una figura che spesso è abbastanza controversa come quella degli influencer verrà adesso utilizzata anche per uno scopo, diciamo, promozionale del nostro patrimonio culturale e turistico, ecco. Certo, come tutte è stata fatta anche in altre regioni e adesso ci siamo arrivati anche noi. Come in tutte le nuove professioni, a volte le si prende un po' così, magari anche scherzandoci sopra. Adesso invece quello dell'influencer sta diventando una realtà. Spieghiamo che cos'è il lavoro dell'influencer per chi lo fa veramente. Sì, beh, è un lavoro vero e proprio, nel senso che grazie alla notorietà che queste figure acquisiscono nei social network principalmente, anche se per me l'influencer è una figura abbastanza trasversale, ovvero una persona, una community che ha la possibilità o ha la capacità, meglio, di influenzare altre persone e guidarne le scelte di consumo, di acquisto e di piacere. E ovviamente non c'è un influencer se non c'è una community. Queste sono le due condizioni qua. Community, quindi, sono le persone che lo seguono in qualche modo, no? Un tuo seguito sui canali digitali che interagisce con te, si fida di te, di quello che gli racconti, di quello dei prodotti che provi. E la differenza spesso tra un buon influencer e un cattivo influencer è quella che il buon influencer racconta il prodotto con passione, cioè crede veramente in quello che sta raccontando. Senti, mi viene in mente storicamente uno che faceva una cosa simile, erano tempi non sospetti, Mike Buongiorno, quando faceva la promozione, che lui provava tutti i prodotti eccetera, era un po' influencer lui? Bravi, sì, assolutamente, nel senso, ne parliamo anche proprio in influencer mania. Mike Buongiorno è stato uno ai tempi del Dantesiniano. bravissimo, pensati che il fenomeno dell'influencer, secondo la ricerca che abbiamo fatto, nasce già nel 1700 in Inghilterra. Uff. Poi con gli anni ci sono state delle evoluzioni, sono cambiati i mezzi di comunicazione, oggi con i social c'è stata questa esplosione, ma la capacità di usare un volto noto per influenzare è una cosa che storicamente c'è sempre stata, ecco. Ecco, quindi è cambiato semplicemente il mezzo che si utilizza, non più la televisione, ma adesso molto i social, per promuovere delle strategie, diciamo così, di comunicazione. In questo momento in Italia che tipo di accesso c'è? Una cosa un po' casuale o si stanno costruendo dei progetti per questo tipo di comunicazione? Allora, diciamo che se gli Stati Uniti ad oggi sono a un livello 10 con questo tipo di mercato, noi siamo un 6-7, quindi c'è ancora uno spazio grande di crescita. Sempre di più le aziende si stanno accorgendo dell'importanza di utilizzare e collaborare con queste figure per espandere il loro business, e ti posso dire che circa un'azienda su tre in Italia ha cominciato a lavorarci assieme negli ultimi anni. Quindi c'è spazio di crescita sia per le aziende che vogliono collaborare con l'influencer che per gli influencer stessi. Se entrambi lavorano con unione di intenti, sicuramente si possono creare delle strategie di comunicazione molto efficaci, molto, molto, molto anche profittevoli e divertenti. E tra l'altro tu non solo scrivi il libro, ma hai fondato anche una startup che in qualche modo va in questa direzione, di micro influencer legati proprio al mondo dei viaggi, se non ho, o in generale alla... No, è in generale. In generale, ok. Sì, è una startup, si chiama JustX, e da un anno e mezzo siamo verticalmente, ci occupiamo verticalmente di strategie di influencer marketing, quindi mettiamo sostanzialmente insieme la domanda e l'offerta. Da una parte abbiamo le aziende alle quali proponiamo queste soluzioni, e dall'altra abbiamo tutto il nostro database di micro e nano influencer. Con micro e nano influencer si intendono profili che vanno dai 5.000 ai 100.000 follower, parlando di Instagram, certo, principalmente, e però il numero di follower che è un po' più piccolino, magari ti faccio nome, la classica Chiara Ferragni che ha 16 milioni di follower, non vuol dire meno follower, non vuol dire meno risultato. Spesso piccole community sono molto più
ingaggiate, diciamo, sì, con l'influencer di riferimento. Quelli vicini, insomma, quelli più, assolutamente, più vicini a loro. Li ritengono molto più vicini a se stessi, no? Non c'è dubbio. Prendo come punto di riferimento Chiara Ferragni, per me è un irraggiungibile, nel senso, il suo stile di vita è quello che... Mentre l'amico figo, tra virgolette, probabilmente mi influenza di più. Bravissimo, bravissimo, hai azzeccato il punto. Senti, allora, noi consigliamo la lettura sotto l'ombrellone, non solo, anche a casa, dove volete, di questo libro dedicato al mondo dell'influencer. Esce, è uscito proprio da un paio di giorni su Oepli e naturalmente sarà sicuramente un'esperienza interessante a leggerlo. Noi ti ringraziamo, Omar, complimenti per il lavoro che stai facendo. Omar Rossetto, Maria Isabella Musulin vi aspettano in libreria. Grazie mille, a presto. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao, buona giornata, ciao ciao.